Vi siete mai chiesti quali orologi indossano i VIP italiani? Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Siamo già al quinto episodio. Come sempre vi ricordo che questa serie è realizzata in collaborazione con Italian Watch Spotter, una bella pagina Instagram tutta italiana che si occupa appunto di spottare gli orologi al polso dei VIP nostrani. Ecco, nel video di oggi andremo a scoprire 10 VIP con i loro rispettivi 10 orologi. A voi il video. Il primo VIP che ho scelto è Marrakesh, il famosissimo rapper, che tra l'altro è uscito da poco con il suo ultimo album. Ma prima di cominciare e scoprire il suo orologio, ragazzi, vi invito a mettere un bel mi piace sotto a questo video, aiuta giusto un pochino nell'algoritmo di YouTube, iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Marra è un personaggio che non ha bisogno di chissà quante presentazioni, è uno dei rapper più famosi ed influenti della scena, in attività da più di 20 anni. I miei pezzi preferiti sono quelli più vecchi, quelli del ghetto, a parte gli scherzi, canzoni dove raccontava veri spaccati della società. A giudicare dall'orologio che indossa, credo che Marra sia un appassionato di orologi. In questo scatto il rapper indossa un Omega vintage veramente stupendo, una chicca da appassionato e fuori dal coro. Si tratta di un crono automatico della linea Seamaster proveniente dagli anni 70, un orologio sportivo che sa di altri tempi. Il prezzo di mercato di un orologio come questo è di circa 3.000 euro, una cifra modesta secondo me per un segnatempo così affascinante. Gran bei gusti Marra. Prossimo VIP, anzi prossima, Federica Nargi, una delle showgirl più famose degli ultimi anni. Dopo aver debuttato come concorrente a Miss Italia nel 2007, vinse l'anno successivo Aveline e proprio grazie a Striscia la Notizia da lì partì la sua carriera nel mondo dello spettacolo. In questo scatto la Nargi indossa un classico della casa coronata, il Rolex Oyster Perpetual, l'entry level della Maison. Queste linee sono un'icona da mezzo secolo ormai, semplice, robusto e sempre attuale. In questa versione media da 34 mm con quadrante 369 è un ottimo mix tra sportività ed eleganza. Il prezzo di questo orologio è di 4.800 euro. Non sono mai stato un appassionato di cinema italiano moderno, ma esistono attori che hanno tanto da dire e tanto da esprimere anche in Italia. Uno di questi per me è Stefano Accorsi, una persona piena di talento. Vi consiglio di vedere l'ultimo film dove ha recitato, La Dea Fortuna, per me è un piccolo capolavoro italiano. In questa foto Stefano indossa un orologio davvero intenditore, uno GG Lecoultre Reverso Classic Duo Face Small Seconds, uno degli orologi più eleganti e classici di sempre. È uno dei segnatempo più amati del mondo, con linee uniche e senza tempo. Il prezzo di questo orologio è di circa 8.900 euro. Andiamo avanti, prossimo VIP e di conseguenza prossimo orologio, Biagio Antonacci, il famoso cantautore. Poco da dire qua, Biagio canta e scrive con uno stile unico, sanguigno e pregno di passione. Da piccolo mi ricordo avevo SingStar, un videogioco per la PlayStation, e sapevo tutte le sue canzoni a memoria. Che ricordi e che sound. In questa foto Biagio indossa un pezzo da 90, un Rolex GMT Vintage, referenza 1675. È uno dei coronati più iconici e famosi di sempre, orologio sempre affascinante, robusto ed incredibilmente attuale. Il prezzo di mercato medio di un orologio come questo è di circa 14-20.000 euro. La prossima è Michelle Hunziker, forse il personaggio femminile più simpatico della televisione italiana. Michelle, attrice, conduttrice e showgirl, iniziò la sua carriera come modella in Svizzera. Non passò molto tempo e poco dopo venne notata da alcuni produttori televisivi italiani. Da lì in avanti fu un po' un'ascesa, molto presente nella televisione italiana, luogo dove fin dall'inizio ha saputo conquistare il cuore di migliaia di famiglie. In questa foto Michelle indossa un orologio favoloso ed iconico, uno Audemars Piguet Royal Oak completamente realizzato in oro rosa, un vero lingottino. Il prezzo di questo orologio è di circa 50.000 euro. La prossima è ancora una showgirl e modella italiana, Melissa Satta. Giuro, non ho fatto apposta a inserire un'altra velina. Melissa inizia la sua carriera nel mondo dell'intrattenimento in vari programmi Mediaset, tra cui appunto Striscia la Notizia. Da lì in poi, beh, acquisì parecchia popolarità. In questo scatto Melissa indossa un Rolex molto classico, un Datejust da 41 mm. Il prezzo di questo orologio è di circa 10.000 euro. Andiamo avanti passando a Claudio Marchisio, l'ormai ex calciatore italiano. Claudio ha vissuto una lunga carriera calcistica di ben 26 anni, cosa che non c'entra nulla qui, ma vabbè, è probabilmente il calciatore più apprezzato dalle donne. In questo scatto Claudio indossa un orologio importantissimo, un Patek Philippe Nautilus Chrono in acciaio con quadrante blu. Il prezzo di mercato di un orologio come questo è da capogiro, circa 100.000 euro. Sì, avete capito bene.
Ormai è quasi un rito, in ogni episodio, o quasi, ci va un cuoco famoso. Oggi è il turno di Alessandro Borghese, un vero meme vivente. Con la sua simpatia ed il suo carisma ha saputo conquistare tantissimi telespettatori in varie produzioni televisive, una su tutte, Quattro Ristoranti. Buon gusto per il cibo, quindi, ed anche per gli orologi. In questo scatto Alessandro indossa uno dei coronati più desiderati al mondo, il Daytona, ma è una preziosissima referenza tutta d'oro bianco. Poco da dire, è forse l'orologio più famoso del mondo e, come se non bastasse, pure in materiale prezioso. Voto 10. Il prezzo di questo orologio è di circa 26.000 euro. Andiamo avanti, un altro rito in questa serie è quello di inserire un personaggio della vita politica italiana. Sergio Mattarella oggi, una roccia, l'attuale presidente della Repubblica. Sempre elegante nei modi, nello stile ed anche nell'orologio. In questo scatto il presidente indossa il Patek Philippe e l'Ips, piccolo elegante della prestigiosa casa svizzera. Orologio sobrio e di basso profilo, ma con un cuore meccanico di altissimo livello. Il prezzo medio di questo orologio è di circa 8.000 euro. E l'ultimo VIP di questo video è Gianni Agnelli, il cosiddetto avvocato, colui che fu manager e principale azionista della Fiat e, come se non bastasse, anche personaggio politico italiano. Fu una vera autorità nel suo settore e punto di riferimento nell'industria italiana. Probabilmente tra le figure più carismatiche del Novecento è ancora ad oggi un'icona dell'eleganza e dello stile, volto di un'Italia che non c'è più, di un italiano che non c'è più. L'avvocato amava gli orologi e li indossava in un modo unico, oserei dire, diventato famoso ed iconico, sopra il polsino della camicia. Per pura comodità o forse per stile? Chi lo sa. In questo scatto l'avvocato indossava uno degli orologi più famosi ed iconici della sua collezione, l'Omega Seamaster Plo Prof, segnatempo tecnico, sportivo e duro nelle sue linee tipicamente anni 70. Si tratta di uno degli orologi più particolari mai prodotti da Omega, pensate, tornato in produzione da pochissimo. Il prezzo di mercato odierno di un Plo Prof vintage varia mediamente dai 6 ai 10.000 euro. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like qui sotto, è un ottimo modo che avete per supportare questi contenuti e, ovviamente, magari venite nella sezione commenti per consigliarmi magari dei VIP da inserire nei prossimi episodi. Volevo ringraziare, come alla fine di ogni video, tutti i miei patrons, i miei finanziatori attivi, di fatto, che giorno dopo giorno, mese dopo mese, mi aiutano a portare avanti questo progetto con una piccola o grande donazione completamente libera mensile. Ragazzi, grazie mille, questo progetto non sarebbe la stessa cosa senza di voi, quindi... di nuovo, grazie. E ovviamente, se volete iscrivervi al canale, cliccate questo link. Grazie a tutti.